Ako bell'aria fresca cadure malva rosa. Mamma era una bella donna. Quando si metteva seduta fuori al portone, i meglio signori se la mangiavano con gli occhi quando passavano per il vicolo nostro. Io tenevo 11 anni, ero magrolina, sì, ma già bella formata come una signorina. Quando vedevo mamma che preparava la camera da letto, chiudeva la finestra e copriva il lume sopra il comò con un fazzoletto di seta giapponese, io me ne andavo dietro al paravento dove dormivo, mi spogliavo e aspettavo. Dopo un po' sentivo aprire la porta e capivo che era arrivato il signore del terzo piano. Questo succedeva ogni 15 giorni quando la moglie andava a fare visita alla famiglia a Benevento. Lui e mamma si spogliavano e si mettevano a letto. Io, a dietro al paravento, sentivo i rumori di quando si spogliavano. Dopo una decina di minuti la voce di mia madre. «Bona, belle mamma, vieni e mettiti in piedi sul comò vicino al lume. Non ti fa male, belle mamma?» Comò stava di fronte al letto e cominciava lo spettacolo. Girati di spalle e io mi giravo. Mettiti di lato e io mi mettevo. Siediti sopra al comò e io mi sedevo. Signor, questa è la differenza che c'è fra me e voi. Voi siete sempre quella che sa quello che vuole. Io so solo quello che non voglio. La vostra vita in comune, tra voi e vostro marito, mettetevelo bene in testa, non sa giusta più. Voi, la vostra casa, era distrutta da un pezzo, se no Guglielmo non mi veniva a cercare. Chissà tu a chi te suona.